vado in giro e quando mi chiedono hai giocato nel Milan, no, io ho giocato anche nel Livorno, 7 anni, ma quando mi chiedono anche qual è la tua vittoria più bella, dico, è facile dire il mondiale, però la mia vittoria più bella è essere andato a Livorno in Serie C, essere rimasto a Livorno, aver fatto la scalata e essere arrivato in Coppa UEFA con la maglia del Livorno, no? Quello per me è il motivo di soddisfazione e di orgoglio. Mi dà ancora più soddisfazione parlare di questo piuttosto che del mondiale, che è stato comunque l'apice dei risultati di una carriera, che è l'apice dei risultati della carriera per qualsiasi calciatore. Il 3-23, certo sul nome eravamo un po', non trovavamo nomi, 3-23 è stato scelto perché è il nome dei negozi che ho qui su Livorno, comunque io ho delle attività anche su Livorno, quindi abbiamo mantenuto questo nome, anche carino, e per il resto sarà tutto poi una programmazione che vedrete da gennaio in poi. Fatto prima di Natale, perché nelle feste è tutto più bello, e quindi con l'occasione voglio augurare a tutti buon Natale, buona fine, buon anno nuovo, perché comunque ce n'è bisogno in un momento socio-economico delicato, dove tutti possono e devono far di più. Iniziamo noi, faremo di più di quello che si può fare. Io sono a disposizione di tutti, ho sempre detto, ho sempre fatto anche in passato quando ho fatto la mia scuola calcio giù a Roma, e sono sempre a disposizione di tutti, di chiunque, quindi da questo punto di vista, anche se mi potrò trovare al di là del mare o in un'altra città o al di là dell'oceano, sono sempre a disposizione. Nell'altra società avevo le telecamere sui campi, ma ho dovuto far firmare a tutti la privacy, quindi non so se si potrà rifare qui, però io stavo lì e mi guardavo gli allenamenti, quindi quando poi avevo i colloqui con gli istruttori, i colloqui che facevo a caso, perché non è che avevo degli orari, li chiamavo così, quindi li prendevo anche impreparati, sapevo quello che mi dicevano perché l'avevo già visto, e questo mi piace, lo faccio con grande passione, con grande piacere. Ho avuto la fortuna di condividere poi con altre persone la mia passione e trovare in loro la stessa voglia di far bene.